il consenso perché i propri dati venissero immessi in questi due registri. Essere nel registro è fondamentale per noi, ma è fondamentale anche per i pazienti, perché EMBAC in questo momento ha circa 22.000 pazienti inseriti nel database, seguiti per un minimo di un anno fino a un massimo di 5 anni. 5 anni fa abbiamo fondato questo registro, il professor Alberti, il sottoscritto e altri tre amici internazionali, il professor Torres di Barcellona, il professor Belche di Hannover e il professor Chalmers di Dundee in Scozia. Questo registro è esploso perché 22.000 pazienti sono 22.000 pazienti, è connesso con tutti i registri internazionali, quindi con il registro australiano e neozelandese e con il registro americano, e a breve sarà connesso con il registro peruviano che ha già messo dentro dei pazienti, e adesso è stato preso come centro di ricerca da parte della Società Europea di Malattie Respiratorie, la European Respiratory Society, di cui io sono stato presidente qualche anno fa, e la società adesso gestisce direttamente questo registro per gli usi non tubercolari polmonari. Anche questo è stato fondato da Alberti, dal sottoscritto, e da alcuni altri amici che sono tutti italiani, dal professor Gori, dal professor Torre Casa, e insieme l'abbiamo in realtà incardinato in questo ospedale. Quindi è un registro della Fondazione Cagranda. E questo, anche questo perché volevamo evitare che venisse preso da una società scientifica verso altre società scientifiche, e infatti abbiamo il supporto di tutte le società scientifiche che sono coinvolte. Le due società pneumologiche, le due società infettivologiche, le due società di malattia di microbiologia, le due società di igiene e profilassi. Sono quasi 300 pazienti, abbiamo diversi centri in Italia, quindi questo è un. E poi abbiamo ovviamente il logo dell'ospedale, della fondazione. Che è? Vuol dire che forse possiamo. Le bronchiectasie sapete bene, lo sapete meglio di me. Vuol dire una dilatazione permanente dell'alveo respiratorio, dei bronchi, ristagno del muco, infezioni croniche e con tutta la patologia che voi sapete segue questo. Quando noi facciamo la diagnosi, in realtà sapete, è una malattia respiratoria cronica, è stata recentemente separata. No, si diceva bronchiectasie da fibrosicistica e bronchiectasie non da fibrosicistica. Adesso si parla di bronchiectasia infettivologica e bronchiectasia, perché proprio abbiamo ottenuto a livello internazionale che la malattia fosse riconosciuta come tale, come una cosa separata che non c'entra con la fibrosicistica. Ha certamente molte cose di una malattia poco riconosciuta, si chiama malattia orfano negletta, che vuol dire che non ci sono trattamenti, perché è una malattia che non è stata seguita bene, se vogliamo, dall'industria farmaceutica, perché alla fine l'industria farmaceutica è un primo motore nella gestione. Non ci sono farmaci, o pochissimi farmaci sono riconosciuti per il trattamento delle bronchiectasie, e voi lo sapete bene, perché quando il dottor Gramegno e la professora Liberti mi dicono forse dovremmo fare l'antibiotico inalatorio, si apre un problema vero. O dobbiamo fare il macrolide cronico. Altra, e dovete tirare un altro pacco di carte, quindi fare tanti esami, perché noi vi chiediamo di fare tanti esami, perché cerchiamo di approfondire dal punto di vista scientifico, ma anche perché scoprire le cause, cioè scoprire quelli che sono i cosiddetti treatable traits, cioè le cose su cui noi possiamo agire, è fondamentale. E sapete che quando viene fuori qualche cosa che possiamo utilizzare come trattamento, è una grande vittoria. Purtroppo ancora sapete circa il 50% delle nostre diagnosi è di bronchiectasia idiopatica, che vuol dire che non sappiamo che pesci prendere. Allora, questo è il percorso, il lungo percorso che dobbiamo fare. Per arrivare qua, cioè a migliorare, ridurre i sintomi, ridurre le riacutizzazioni e i ricoveri e migliorare.
E questa diagnosi ci aiuta a capire anche la causa delle bronchiettasie, qualche volta addirittura troviamo la causa, perché magari c'è un corpo estraneo di un bronco che ha causato l'ostruzione, oppure c'è un tumore benigno che chiude, e allora il nostro amico il professor Nosotti, il nostro chirurgo tracico, interviene e risolve la situazione. E le bronchiettasie sono una malattia in realtà conosciuta da ben tempo a sufficienza per poter parlare di bronchiettasie nel tempo. 1881 viene descritta la malattia.